L'aula magna del campus universitario di Campobasso, gremita di matricole, e in collegamento con la web TV di Ateneo anche le sedi di Isernia Pesche, Termoli, il Dipartimento Giuridico di Viale Manzoni e quello di Medicina e Scienze della Salute di Contrada Tappino hanno potuto seguire l'evento. Un open day dedicato ai giovani con l'obiettivo di presentare la nuova vita universitaria e di illustrare i servizi erogati di supporto agli studenti, ma è stata anche un'occasione per conoscere da vicino i docenti, i laboratori, le loro strutture e le attività ricreative, culturali e sportive. Ad accogliere i futuri studenti è stato il rettore Gian Maria Palmieri, orgoglioso della sua università, insieme ai suoi più stretti collaboratori. In effetti, va riconosciuto che nell'attuale contesto oggettivamente difficile per i piccoli atenei, Palmieri in poco tempo e con scelte oculate è riuscito a difendere e a rilanciare la struttura, puntando su un'offerta formativa di qualità collegata sempre di più alle peculiarità del Molise. Come si presenta l'Unimol alla vigilia, ormai ci siamo, del nuovo anno accademico? Beh, si presenta con le carte in regola. La presenza nutrita di studenti in quest'aula magna è la testimonianza che l'impegno e il lavoro che è stato fatto dà i suoi frutti. Le Cassandre sono smentite, i dati delle nostre iscrizioni e prematricolazioni sono molto buoni. Scaramanticamente io non li voglio ancora rendere noti, ma siamo molto molto soddisfatti. L'aula magna piena oggi è il primo segnale di un apprezzamento della qualità di questo Ateneo in questa regione. Intanto c'è qualche altro giorno per l'iscrizione, ricordiamolo, scadono il 15 ottobre, c'è possibilità di proroga? Sì, il 15 ottobre è il termine per iscriversi senza pagamento della mora. Poi dopo ci sarà ancora del tempo fino alla fine dell'anno per iscriversi, però con il pagamento di una mora di una certa consistenza. Siamo molto soddisfatti per i dati, riscontriamo un successo questa volta sia in regione sia nelle regioni limitrofe. Ricordiamo che il nostro Ateneo è stato l'ottavo Ateneo in Italia per attrattività da fuori regione. Lei ha dato la carica appunto a tante matricole presenti qui perché iniziano una nuova vita sostanzialmente. Bella, quando si entra nel mondo dell'università si vive un'esperienza indimenticabile, un'esperienza decisiva per la propria esistenza. Sono anni che, se gestiti bene, se impiegati bene, portano frutti per tutta la vita. Grande appuntamento con Enrico Letta per inaugurare l'anno accademico. Sì, il 10 di novembre l'ex presidente del Consiglio sarà qui tra noi, è un ulteriore segnale di quanto l'esperienza dell'Università di Studi del Molise sia conosciuta a livello nazionale, e la presenza di una figura così rappresentativa come Enrico Letta indica ancora una volta che questo Ateneo è andato molto lontano. In bocca al lupo a tutti e buona università.